Ciao, a volte nella vita può succedere di imbattersi in fasi di tristezza, di negatività, di situazioni che non vanno bene, di momenti estremamente difficili e anche di fasi di lutto. Ecco, in questi momenti l'essere umano è come se cadesse dentro a un pozzo di sofferenza, di paura, di tristezza, di sconforto. Un pozzo di delusione, a volte anche di rabbia, un pozzo comunque profondo. Quando si cade dentro un pozzo, generalmente le possibilità sono tre. La prima, si cade e si rimane nel pozzo, si rimane lì per sempre. La seconda, si cade nel pozzo e con fatica, con impegno, ognuno con i propri tempi, si risale, ci si arrampica e si esce dal pozzo. Terza possibilità. Si cade nel pozzo, non si vuole rimanere, ma ci rendiamo conto che non riusciamo a uscire fuori dal pozzo e quindi chiediamo aiuto. Ecco, queste sono le tre situazioni principali, poi ce ne possono essere sicuramente anche altre. Io nella vita ho visto molte volte persone cadere nel pozzo a causa appunto di sofferenze di varia natura. Ho visto però anche molte volte queste persone rimanere nel pozzo, continuando a soffrire, a rimpiangere, a lamentarsi, a permanere nella sofferenza. Ecco, a tutte queste persone dico che è importante uscire da questo pozzo. Uscire certe volte però da soli non si riesce, ecco quindi la terza opzione, chiedere aiuto a qualcuno che ci può buttare giù una corda per tirarci su, qualcuno che può infilare una scala per farci salire, qualcuno che può prenderci per mano e tirarci su, comunque chiedere aiuto non è essere deboli. Chiedere aiuto, essere lungimiranti, essere in grado di comprendere che a volte da soli non ce la facciamo. Oppure giustamente avere la forza di uscire, ma uscire veramente. E uscire vuol dire lasciarsi dietro le spalle, il pozzo, per andare avanti. Non ci si dimentica lasciando indietro, si va avanti al meglio, evitando di portarci continuamente problemi, rimanendo nel pozzo. Buona vita a tutti.